L'olandese volante, il signor Renzo, con noi, grandi emozioni, sensazioni inattese che ci hanno preso, perché tutto ciò che ci circonda è degno di interesse e di attenzione. Questo è un paradiso. Spero proprio di sì. In realtà sono laureato in archeologia, per cui non c'entra niente, ma poi cercando lavoro me lo sono inventato da me, presentando l'Olanda nel modo migliore possibile con i prodotti che riesco a importare. Devo dire che insomma, ha avuto un grande successo, anche perché non c'è niente del genere a Firenze. I prodotti sono buoni, spesso artigianali, se penso alla cioccolata, al formaggio. Insomma, il cliente è sempre contento, quello mi gratifica molto. Facciamo infatti di tutto per avere prezzi bassi, è prodotto buono, arriveranno tante cose specificamente per Natale e da noi c'è anche la festa di San Nicola che è il 5 dicembre, per cui avremo un grande assortimento di prodotti veramente tipici, dai biscotti alle figure di cioccolata, ai dolcetti per i bambini, per cui sì, stiamo andando verso il periodo più interessante del nostro negozio. Questa è la signora Marijke, è la madre del signor Renzo, nel costume tradizionale olandese che ci piace tanto ammirare, come piacerà a tutti voi, gentili telespettatori. Questo sorriso, questa disponibilità, questi occhi meravigliosi ci dicono di quanto sia vicina l'Olanda attraverso questo negozio bellissimo, vero signora? Sì, sì, è vero, mi sento qua a casa mia, perché sono tutti articoli che ho visto per tutta la vita e anche il Delft Blau che è troppo piccolo, cose sono tutto olandese e questo è bello. Se ne va contento e per fortuna succede quasi spesso, quasi sempre, per cui molto spesso, quasi sempre. Ne sono convinto. Signora Marijke, un saluto ai nostri amici. Sì, un saluto cordiale perché il nostro negozio ha mille cose da vedere e si può anche assaggiare sul posto e questa è una cosa bellissima. Il capolavoro assoluto di questa parte di via San Gallo, così ricca di ricordi e di monumenti, è il bellissimo Palazzo Pandolfini. Il progetto è addirittura di Raffaello Sanzio, agli inizi del 1500. Giannozzo Pandolfini, esponente di questa famiglia fiorentina, vescovo di Troia in Puglia, ma residente nella Roma di Papa Leone X dei Medici, all'inizio del Cinquecento volle un palazzo romano, cioè non con il tetto a gettante come i grandi palazzi fiorentini, da quello Medici Riccardi in poi, ma con la balaustra, le mezze colonne che fiancheggiano le finestre. Allora, qui in officina dal Bianchi c'è il signor Valerio che ci racconta il mondo della bicicletta visto da qua giù. Il mondo visto da qua giù è un mondo di vari problemi che l'uso della bicicletta per la città porta. Sì, un mondo sarebbe tutto più silenzioso, tutto più bello, tutto più pulito. Speriamo che prenda sempre più campo e che la gente riesca a capire che la propria salute e per il benessere di tutti c'è sempre più bisogno della bici. Qui dal Bianchi in via San Gallo si respira un'aria particolare perché la loro disponibilità, gli articoli che offrono sono moltissimi e ci si sta veramente bene. Sì, c'è una grande gamma di bici di tutti i tipi, per tutte le bizzarrie che la gente può avere. Insomma, è un bel mondo, ecco. Me want to sing about love every time I raise my head.
tell the whole world what I've found is good. Then they say, slow, slow this ride down. Don't burn it up, don't let it show. Questo è Sergio Bianchi di Via San Gallo, la bicicletta è il suo mestiere, vorrei dire. Quanti anni sono? Una vita. Va, è tutto dire. Sì. Allora, Sergio Bianchi, signore, è una istituzione in tutta Firenze e non solo, in provincia e oltre. Qui chiunque ha passione, desiderio, curiosità per la bicicletta venga e scopre un mondo a sé, un mondo pieno di sorprese, pieno di cose meravigliose, di articoli bellissimi, a prezzi estremamente interessanti. Due considerazioni, scusami questa aggressione, dimmi, Sergio, ma ho dovuto esprimermi in questo modo. Una grazie. Considerazione. Offro biciclette valide, garantite, garanzia, doane e assistenza, qualsiasi cosa c'è, siamo qui. Certo, e io vorrei aggiungere esperienza, come lei ha detto da principio, di una vita intera, al servizio di una città, al servizio di migliaia di persone che ancora oggi dicono grazie a Sergio Bianchi. Va bene? Bene, grazie.